H e G, nel cuore caldo del profondo sud. Ehi, H e G, in barca vanno su Mississippi. È bianco H e nero è G, ma amici per la pelle fanno tutto a metà. Mille avventure contro i caimani, nelle paludi tropicali. Sappie mobili che sbarrano la via. Ehi, A e G, nel cuore caldo del profondo sud. Mentre il cotone spunterà, mortali lotte galli fanno già. E gli ambattori fanno i preto. Come mai oggi non aiuti H a studiare? È salito di corsa in camera e si è messo a studiare per conto suo. È un cambiamento che mi preoccupa un po'. Può darsi che finalmente si sia abituato. Hai già finito i compiti, H? Signora Douglas, volevo chiederle se posso restare ancora per un po' in questa casa. Ma certo, H. Perché me lo chiedi? Cosa c'è? Qualcosa non va? No, signora Douglas. Va tutto bene. La ringrazio e mi scusi, Miss Watson. Jim! Jim! Sì, H. Che cosa c'è? Hai mica visto uno strano uomo con una bottiglia sotto il braccio? Vuoi dire il tuo vecchio? Sì, mio padre. Potrebbe arrivare qui al villaggio. Io preferisco restare in questa casa piuttosto che tornare a vivere con lui. Non ti preoccupare, non avrebbe il coraggio di venire da queste parti. Sei contento di rivedermi, figliolo? Come hai fatto ad entrare qui? Ne è passato di tempo, figliolo, eh? E mentre ero via, la fortuna ti ha baciato, vero? Esci immediatamente! E questo è il modo di parlare al proprio padre? Tu non sei mio padre. Non hai saputo fare altro che picchiarmi e frustarmi. Ora vattene e lasciami in pace. Non credere di potermi fare paura. Sta zitto, tu vivi qui, no? E quindi posso starci anch'io, dato che sei mio figlio. Avanti, vieni qui. No, no, non voglio! Huck, c'è qualcosa che non va? Non succede niente, signora Douglas. Non mi vuoi presentare, eh? Fammi conoscere la padrona di casa. Ti prego, papà. Ti accomodi. È ritornato. Felice di rivederla, signora Douglas. Cosa ci fate voi in casa mia? Cosa ci faccio? Sono venuto a trovare mio figlio, cos'altro se no? Un momento, non riesco a capire. Credevo lo aveste abbandonato. Sono andato a fare un viaggetto, ecco tutto. Che c'è di male a prendersi una piccola vacanza una volta tanto? E allora puoi andartene di nuovo, papà. Vattene! Sta zitto tu, levati! Ma siete impazzito! Non mi piace questo posto, lo porterò via con me. Scordatelo, non verrò mai con te. Ha ragione, voi non avete il diritto di decidere di lui. E Huck rimarrà qui con noi. D'accordo, se preferisce così, cara signora. Così almeno lo lascerete in pace una buona volta. Ma certo, però non può tenerselo mica gratis, non le pare, cara signora? Come? Quando compra un maiale, non è forse disposta a pagarlo fior di quattrini? Io non sono un maiale. Va bene, d'accordo, vi darò del denaro, ma dovete promettermi di lasciare in pace per sempre questo ragazzo. Lei è una donna intelligente. Portami da bere. Su, andiamo. Avete bevuto abbastanza, non vi farà bene. Chiudi il becco!
Ti ho detto di portarmi un'altra bottiglia. E metti questa bevuta sul conto della vedova Douglas. Basta, Sam, hai già fatto il pieno. Lo sai cosa ha fatto quella strega? Ha rubato mio figlio. Tuo figlio? Non ti ho mai visto trattarlo come un figlio. Che hai in mente? Come ti permetti? Figlio di un cane sputato di sesse. Che ne sai tu di come mi sento, pezzo di cretino, brutto sacco di mondezza? Io non sarei un padre, eh? Sei una boccaccia. Finiscila, Sam. Ho sopportato abbastanza. Buttatelo fuori. Eccoti servito. Hanno rapito mio figlio, lo rivoglio. E così siete tornato, signor Finn. Giudice, lei è l'unico che ha un po' di rispetto per me. Ma non in queste condizioni, siete di nuovo ubriaco. Subito una mano. Mi lasci in pace. Medica, giudice. Ho saputo che mio figlio vi ha aiutato a catturare due ladri. Che ne avete fatto della ricompensa che ci spetta? Ricompensa? Andiamo, giudice. Non faccia il finto tonto, altrimenti sono costretto a pensare che ha derubato mio figlio di ciò che gli spetta. Attento a come parlate, Sam. Questo è un oltraggio. Se avete bisogno di denaro, cercatevi un lavoro onesto e comportatevi da persona responsabile. Oh, smettetela di farmi la predica, giudice. Sentitemi bene, Sam. Sono d'accordo che in questo paese non è un modello di perfezione, che ci sono ancora tante cose che vanno riviste. Ma almeno l'altra gente fa tutto il possibile per migliorare il posto in cui vive. Ritengo che sia un vostro preciso dovere tentare insieme agli altri di modificare le nostre condizioni. È una proposta che non mi interessa. Non cercherò un miserabile lavoro. Sono disposto a trovarvi una decorosa occupazione e a fornirvi di buone referenze. Ho già detto che non mi interessa. Voglio solo la restituzione di mio figlio. Toglietemi le mani di dosso. E state lontano dal ragazzo. Nella casa della signora Douglas è molto più felice. Quello è mio figlio e non c'è barba di giudice che riuscirà a togliermelo. Questo giudice non vuole capire, oppure è sordo. È sordo! Guarda che tiro, eh! Oppa! Dai, passa, passa! Così, forza! Ma dove la mandi? Ehi, anche la palla! Tieni un piatto! Ce la tiri, per favore! Ma perché non viene a giocare con noi? Stai forse pensando a tuo padre? Sì, Gio. Ah, non mollare, non permettergli di portarti via, è un uomo insopportabile. Piuttosto che andare con lui, è meglio restare con Miss Watson. Tommy! Paura! Tommy, che ti succede? Ti ho buttato un fanale, la tua, aiuto! Aiuto! Come? Sei morto, Tommy! Ho paura! Tommy! Oh, papà. Vieni qui. Verrai via con me. Tu vieni no, con me. No, papà, ti prego, papà, no. Lasciami, papà, no, ti prego. Non ti hanno dato no, la papà, no. Che ti per la cattura. Ti prego, papà. Sono un no, papà, ti prego. Ipocriti. Papà, no. Come purtroppo temeva, Huck è stato costretto con la violenza a seguire suo padre. Dove verrà trascinato il povero Huckleberry Finn? Cos'è quella faccia triste, figliolo? Dovresti essere felice del mio ritorno. Sei mio figlio e quindi vivremo insieme. Huck! Torna indietro!
Per Huckleberry Finn l'uomo più crudele era proprio suo padre. Ed ora si trovava nelle mani di quest'uomo. Torna subito indietro! Tanto non mi scappi! Vedi, ti ho preso! Lasciami andare, lasciami andare! Aiuto, cosa lasciami puoi andare! Fare la lotta con lasciami me? Andare! Aiuto! A fuoco! A fuoco! Oh, il battello! Vieni! Svelto! È passato senza vederci. Su, figliolo, adesso puoi alzarti. Non c'è più pericolo. Allora, vuoi deciderti? Bene. Rema anche tu, muoviti. Huck e suo padre remano vigorosamente sull'altra sponda del fiume Mississippi, nello stato dell'Illinois. E ormai sono a poche miglia da St. Peter. Siamo arrivati, ora puoi scendere. Non dormire, sbrigati! E muoviti! Ti ho detto scendi! Stare indietro, cammina! Svelto! Ai! Guarda là! Dove? Mamma mia, che cinghiale enorme! È un peccato non avere una bella doppietta! Avanti, non perdiamo altro tempo! Svelto! Vuoi deciderti sì o no? Eccoci arrivati. Vattene dalla mia proprietà. E non tentare di tornarci un'altra volta. Questa è la nostra casa, figliolo. Nostra? Ma visto e considerato che non ci abita nessuno, possiamo senz'altro dire che è nostra. Non sei d'accordo con me? Tu che cosa mi racconti, Lilly? C'è nessuno da queste parti? Dai, che cosa ti ho portato? Prova un po' ad indovinare. È tua questa bestiola, papà? Tempo fa le ho dato delle briciole e da allora mi segue dappertutto. Poi ho cominciato a chiamarla Lilly, e lei ha capito bene il suo nome, perché appena la chiamo corre. Sì, Lilly è proprio un bel nome, papà. Sì. Una cosa è certa, quella bestiola mi vuole più bene di mio figlio.
È una sorpresa per Huck vedere suo padre così affettuoso con gli animali. A dire il vero, Sam Finn non era sempre stato l'uomo terribile che lui conosceva. I suoi modi erano ben diversi quando, un giorno di tanti anni prima, era arrivato a St. Peter come pioniere. Huck, attento all'albero, scappa! Ad un tratto Huck ritrova nella memoria l'immagine di un uomo amabile e gentile, operoso. Ma gli affari cominciarono ad andar male e la situazione cambiò. Cosa fai lì fuori? Vieni dentro, figliolo, questa è casa tua. Avanti. Per te comincia una nuova vita. Che succederà, papà? Sono sicuro che mi cercheranno. Non devi preoccuparti, figliolo, ci sono io con te. Li ho messi tutti nel sacco, quell'oca della Douglas e quel chiacchierone del giudice Thatcher. Li ho cucinati proprio a puntino. Può anche darsi che li abbiamo superati. Ma scendendo lungo il fiume non abbiamo incontrato nessuno, signora. Pensa che la loro barca possa essere affondata o qualcosa di simile. Sarebbe meglio per tutti, sarebbe una liberazione per il paese, che Dio volesse. Oh, Jane, è terribile quello che stai dicendo. Noi vogliamo molto bene ad Huck e desideriamo che ritorni. Ricordati che non sono stata io a suggerirti di adottare quel ragazzo. Sapevo fin dall'inizio che sarebbe stata una perdita di tempo tentare di trasformarlo in un ragazzo come gli altri. E invece è una creatura di Dio, come tutte le altre. È giusto. Huck non è per niente un cattivo ragazzo. Non ho forse ragione, papà? Vero. Piuttosto, Bob, sei proprio sicuro di averli visti su una barca lungo il fiume? Certo, c'erano anche loro. Mm-hmm. Guardate laggiù, la barca. Speriamo che li abbiano trovati. Che notizie ci portate? Avete trovato il mio Huck? Mi dispiace, ma non abbiamo avuto fortuna. Abbiamo setacciato tutta la zona. Nel frattempo, come se la sta cavando il giovane Huck? Nel cuore caldo del profondo su, mentre il cotone spunterà, molta di lotte galli fanno già. I viaggiatori fanno i predoni, dove cacciavano i boicani.